Eccomi qua. Sono qui non per questioni legate alla birra o a scommesse, insomma, relative alla birra, anche perché penso ormai sia fuori moda, non vedo più su Facebook e in giro video di persone appunto con bottiglie o bicchieri di birra che cercano appunto di berlo a fondo bianco e facendosi proprio filmare. Lasciando stare questo, sono qui proprio perché mi è stato chiesto di parlare in breve, in 2 minuti, di quello che è il mio futuro progetto, quello che sarà appunto il mio futuro scritto, che con ogni probabilità uscirà prima di Pasqua, o almeno queste sono le speranze. Beh, il titolo del lavoro sembra essere questo: Non ho tempo, 2 punti, la grande menzogna. Dunque, il tema principale è il tema relativo al tempo, la questione del tempo. Che cos'è il tempo da un lato e soprattutto cosa significa affermare non ho tempo. Uno dei miei grandissimi obiettivi sarà proprio quello di fare vedere attraverso le armi scientifiche della ragione come l'affermazione non ho tempo in realtà è un'affermazione insensata. Quindi in un certo senso l'obiettivo è proprio quello di togliere il velo alla proposizione non ho tempo. Mi concentro su questo tema perché ormai viviamo in un'epoca dominata sostanzialmente dalla fretta, la vita stessa pare porsi come caratterizzata dal movimento, dalla fretta, dalla confusione per certi aspetti. E dunque è molto semplice dire non ho tempo, ma cosa significa dire non ho tempo? Cioè, veramente non abbiamo tempo per questo, quest'altro e quest'altro ancora? Oppure non vogliamo avere tempo? Dunque essere senza tempo oppure voler essere senza tempo? Saranno poi questioni che cercherò di affrontare in maniera chiara e decisiva appunto in quello scritto che uscirà, ripeto, forse prima di Pasqua. Prima di lasciarvi invece volevo riprendere, piacere, un passo tratto dal mio primissimo libro, Il movimento del pensare, ed è un passo secondo me decisivo, primo capitolo dell'opera, intitolato Fatti non foste a vivere come bruti, e volevo leggervi praticamente questo passaggio perché ci siamo dimenticati in un certo senso chi siamo, ci siamo dimenticati che cos'è l'uomo e forse vale la pena riprendere quanto scritto. L'uomo è Dio quando pensa, fatto a sua immagine e somiglianza. L'intelletto è ciò che l'assoluto ha emanato sull'uomo, rendendo il finito capace di distinguere il bene dal male, il vero dal falso. Chi acquisisce sapienza è degno di essere immortale. La vera perfezione, la vera felicità fine a se stessa è stata donata dall'immenso. Pensare significa esistere. A questo punto lascio a voi le considerazioni, lascio a voi le critiche, lascio a voi i commenti su quanto scritto e letto e ovviamente nei prossimi giorni vi informerò di più su quello che sarà il mio futuro lavoro. Grazie.